Buongiorno Kidoka, bentornati sul canale. Qualche settimana fa sono stato invitato a tenere una lezione durante un corso di formazione docenti MGA. Penny, ma te sempre quando faccio i video vieni qua a miagolare? Che cos'è l'MGA? Wikipedia dice: il metodo globale di autodifesa in sigla MGA è un sistema di difesa personale ufficialmente riconosciuto dalla FILCA, nato con l'obiettivo di fornire ai suoi praticanti un repertorio tecnico mutuato da diverse arti marziali, con particolare enfasi sulle tecniche cedevoli. MGA è basato sulle tecniche difensive utilizzabili da chiunque, indipendentemente dal genere o dalla forza fisica del praticante, e prevede insegnamenti anche in ambito giuridico e psicologico. Lo scorso anno avevo tenuto una lezione per docenti di primo livello. I docenti e responsabili di settore sono stati contenti del lavoro che abbiamo fatto insieme e quest'anno mi hanno rivoluto per un'altra lezione. Quest'anno mi sono occupato invece dei docenti di secondo livello, quindi più docenti, un livello più alto, maggiore abilità e maggiori possibilità di lavoro e di approfondimento. Essendo l'MGA un mix di arti marziali che sono all'interno della federazione, ovviamente tra i tecnici sono presenti tecnici anche di alti livelli, quindi judoka, karateka, jutsuka. Devo dire che per quello che riguarda almeno la Lombardia mancano i docenti aikidoka, ma magari in futuro potremo recuperare anche qualcuno di loro. La lezione è partita subito di slancio, ho scelto un abbigliamento non tecnico, insomma non ho messo il ghi, e nonostante fossimo nel momento postprandiale abbiamo lavorato da subito molto approfonditamente. Il lavoro che ho sviluppato sul tatami era incentrato sul come spiegare la tecnica, sulla possibilità e sul come far sì che anche la Shura Maria che sale per la prima volta sul tatami, che non ha mai fatto nessun tipo di attività di contatto, che non ha mai fatto nessuna arte marziale, sia in grado di eseguire le tecniche senza sentirsi completamente un pesce fuor d'acqua. Ovvio, non le farà bene, ma abbiamo studiato qualche trick per poter far sì che le possa fare meglio. Insomma, il mio compito è stato quello di dare degli strumenti ai docenti per far sì che durante le lezioni i loro allievi siano in grado di replicare al meglio quello che loro fanno vedere. Perché parlo della Shura Maria? Perché è una cosa che si nota spesso nei corsi MGA, che ci sono questi omoni grandi, grossi, che sono docenti di altre discipline, che hanno magari 20-30 anni di tatami, 40 anni di tatami sulle spalle, che spiegano a delle signore che magari non hanno mai fatto nessun tipo di attività di contatto come devono fare le tecniche di difesa personale. Quindi c'è una grossa disparità in questo senso. Chi fornisce il servizio appunto è una persona magari fisicata, per quanto anche non in forma, ma comunque grossa molto spesso, la maggior parte delle volte, e invece chi fruisce del servizio è magari una personcina minuta. E quindi questa disparità è stato molto oggetto della discussione durante la lezione, proprio perché era necessario trovare degli strumenti affinché qualsiasi persona, e non solo chi è grosso o chi è preparato tecnicamente, ma qualsiasi persona fosse in grado di replicare con successo i movimenti che fa vedere il docente. Perché sennò è un attimo dire: vabbè, tu sei grosso, è facile che lo fai, oppure tu sei esperto, è facile che lo fai. No, noi dobbiamo mettere nella condizione, quello che è stato il mio obiettivo e quello che è l'obiettivo di questi corsi, è mettere nella condizione qualsiasi praticante, anche alla sua prima lezione, di poter, in maniera molto superficiale, poter riuscire a replicare al meglio possibile i movimenti che fa vedere il docente. Per questo motivo ho fatto vedere alcune variazioni sulla presa iniziale, proprio sulla posizione di partenza, quella che si utilizza per studiare i movimenti base. Ad esempio, andando a creare dei vincoli in modo che il principiante che si trova a provare a fare la tecnica sia costretto a muoversi utilizzando tutto il corpo, proprio perché ci sono dei vincoli meccanici dati dalla postura che noi gli chiediamo di tenere, e questo fa sì che il principiante sia appunto
costretto a muoversi integrando tutto il corpo nel movimento e non muovendo solo una parte del corpo. E a quel punto sarà l'intero corpo a connettersi con il braccio o con una presa e non solo un semplice braccio a spingere contro un altro braccio. Quindi ci si porta in una condizione di vantaggio dove si risponde ad una presa, ad un essere afferrati o ad un attacco con il movimento integrale del corpo. Ho fatto sperimentare ai docenti quali vantaggi poteva avere andare a creare un vincolo affinché il praticante sia costretto a muoversi con tutto il corpo e non solo con una parte di esso. Testandolo durante il lavoro a coppie è stato chiaro a tutti come una piccola variazione, anche semplice di impostazione, potesse essere di fatto molto efficace e dare grandi risultati nel lavoro di docenza. Nonostante avessimo acquisito le variazioni sulla posizione di partenza, quindi fossimo in qualche modo già soddisfatti del lavoro, a questo punto ho voluto andare ad analizzare la parte tecnica. Quindi abbiamo visto le leve di Shionage, di Sankyo, di Kotegaeshi e Nikkyo, dedicando molto tempo al testing diretto sul campo, ovvero al lavoro a coppie, dove i partecipanti hanno lavorato su di loro e testato con mano i movimenti e le indicazioni che gli davo. L'entusiasmo delle persone e la ricerca del dettaglio mi hanno fatto dedicare molto tempo ad esempio alla leva di Shionage. Su questa tecnica abbiamo investito più tempo proprio in virtù della sua difficoltà intrinseca, perché ho cercato di far lavorare i docenti non solo sul gesto tecnico, ma sul principio di Shionage, sul controllo e non sul dolore, sulla capacità di armonizzare e non sulla volontà di rompere o di far male. Purtroppo il tempo è volato e siamo riusciti a dedicare poco tempo alle altre leve, e però mi sento di dire che nonostante il poco tempo sono riuscito a dare dei dettagli tecnici che possano veramente far svoltare dal punto di vista di efficacia e di sensibilità e di feeling su tutte le leve. Ovvio, sarebbe bello poter avere altre lezioni, più tempo per poter approfondire gli studi e l'allenamento, soprattutto la parte di testing e di valutazione, di analisi e valutazione con il partner direttamente sul campo. Cosa che, devo dire, ci siamo ripromessi di fare con un po' tutti i partecipanti, magari in diversi contesti, nel mio dojo, nel loro. Insomma, penso che ci sarà la possibilità di fare molte collaborazioni in futuro, proprio per andare ad approfondire questi dettagli che sono risultati per tutti molto interessanti. Devo dire che, come normale che accada, qualche diffidenza da parte dei più ostici all'inizio c'è stata, ma dopo pochi minuti ho visto che erano tutti quanti coinvolti a provare e a lavorare. Tutti i partecipanti hanno testato con mano quella che era la mia visione kidoistica in campo di autodifesa. Quello che ho cercato di trasmettere è quanto sia arricchente il concetto di armonizzazione e accosto in un contesto di autodifesa.
Con un impatto noi possiamo vincere. Deviamo un colpo, abbattiamo un avversario, lo traumatizziamo, lo distraiamo, ma questo può anche non succedere. Il nostro colpo potrebbe non essere abbastanza forte. E in più quello che accade è che una volta che noi abbiamo sferrato il colpo e il colpo impatta, noi non sappiamo più dove è andato la parte che abbiamo impattato. Non abbiamo più il controllo, questa va via, si allontana. Perdiamo quello che è il contatto e la relazione con il nostro partner perché lo allontaniamo da noi. Possiamo provare a intuire dove andrà, possiamo provare a prevedere quale sarà la direzione che prenderà in base al nostro impatto, ma non abbiamo più questa relazione, non c'è più questo contatto. L'accosto invece ci permette di andare accanto al partner, di prendere la sua stessa direzione, la sua stessa velocità, il suo stesso punto di vista, la sua stessa volontà e poi deviarla dove vogliamo noi. Non dobbiamo ledere, possiamo farlo, ma non dobbiamo farlo per poterlo condurre dove vogliamo noi. Non dobbiamo impattare, ma dobbiamo condurre. Non dobbiamo sovrastare, ma dobbiamo cooperare. Questo penso che sia il vero valore aggiunto che una disciplina come l'Aikido può portare nel settore MGA. E per questo ringrazio il presidente federale della Regione Lombardia, Riccardo Zambotto, e il fiduciario di settore MGA, Roberto Ghezzi, per condividere la mia visione e per avermi voluto nei corsi di formazione dei docenti di settore. E tu, cosa ne pensi dell'Aikido all'interno di un contesto di autodifesa? Fammelo sapere qui sotto nei commenti. Come al solito non dimenticarti di iscriverti al canale e selezionare la campanella per ricevere tutte le notifiche di ogni nuova uscita di ogni video. Fammi sapere se questo video ti è piaciuto lasciando un bel like e noi ci diamo appuntamento al prossimo video. Ciao! Penny, ma te sempre quando faccio i video vieni qua a miagolare? Eh?